piacere. Siamo con grande Maurizio Bore, siamo in quel di Sestri dove, io mi sto asciugando le mani, scusate, perché mi sono lavato le mani, con i tempi che corrono, virus contro virus, sempre meglio essere puliti. Siamo al grande bar dei Glicini, da Giglio Bagnano a Sestri Ponente, e stasera parliamo un po' di musica in generale, di jazz, di rock, di chitarra classica. Arrangiamenti, certo, perché siamo con un bambino prodigio. Sì. A 4 anni suonava il violino. Sì. Sì, a 4 anni ho cominciato a studiare, già a suonare violino, perché come mi sono messo a studiare ho preso subito la mano a suonare ad orecchio. Sì, suonavo ad orecchio il violino, poi ho cominciato a leggere le note, non leggevo neanche l'alfabeto, cioè, perché neanche l'asilo l'ho fatto io. Grandissimo, non sapevo neanche scrivere il mio nome, momenti, però le note le leggevo. Parlando di tempi moderni, tu sei stato per qualche tempo un po' defilato per problemi tuoi, problemi tuoi. Che non è il caso di stare a raccontare, però hai deciso di ributtarti sulla mischia. Sì, di ributtarmi nella mischia, siccome oggigiorno, diciamo, sia la musica rock che la musica classica è diventata parte della storia della musica. Assolutamente. Io sono ai tempi mi ero diplomato in storia della musica, chiaramente perché era di obbligo come esame di conservatorio. E il rock, cominciare da Woodstock e anche un po' prima, anche dal Festival di Monterey, è entrato a far parte della musica, della storia della musica, non tanto quello di Elvis Presley, ma proprio quello di quando Jimi Hendrix ha sacrificato la chitarra. È stato un grande, perché io lo ammiro tantissimo, conosco il fratello, che il fratello un po' restia a parlare di suo. Sì. Mi è stato detto che la sua parentela non è che sia... Non vanno d'accordo, non va d'accordo con la sorella. Sì, una volta ho avuto una... chiamiamo una botta di sedere, avevo fatto un arrangiamento di Little Wing con l'elettrica, tutto, era stato il giorno che la sorella aveva tolto tutti i video da YouTube di Jimi Hendrix. Cosa è successo? Che ho avuto 150.000 visualizzazioni in 2 giorni. Assolutamente sì, è stata una cosa pazzesca. Vedi perché... che parlando con uno come Maurizio, parti da una scuola che vuoi aprire, cioè vuoi aprire l'Accademia di Alta Formazione Chitarrista. Ho anche un'etichetta che si chiama Blue Wild Angel, che sarebbero le parole citate da Jimi Hendrix prima di entrare al Festival dell'Isola di Wight. E quando ho intervistato un po' prima di entrare, io non sono riuscito a intervistare e ho preso questa frase qua e ho fatto la mia etichetta, le mie edizioni, diciamo. E adesso sto cercando di fondere questi strumenti, perché non hanno niente di differente la chitarra elettrica, la chitarra classica, sono approcci diversi, però possono andare benissimo d'accordo. Senti un po', Maurizio, ma com'è andata a conoscere Buddy? Buddy è stata semplicemente un'email che gli ho mandato, un pezzo di Purple Laser fatto con l'acustica, fatto con l'acustica. Gli è piaciuto mai tanto che mi ha detto che subito mi ha detto di tutto, che praticamente glielo ho mandato via email. E gli ho detto come te lo mandavo, e mi diceva va via posta. Vabbè. Ah sì, perché paura che qualcuno lo potesse vedere. Sì, però non devi farlo, non devi farlo. Era proprio. Che tipo era? Un po' strano. No, bravissimo. Cioè lui pensava solamente alla musica, aveva questo grande peso perché era 850 kg. Poi era. Cioè, quando gli parlavi di Jimi Hendrix aveva le lacrime agli occhi. Chi è che non li aveva? E poi doveva venire a suonare qua in Italia. E eravamo d'accordo col locale Do Bonfim. Oh, e sarebbe venuto per 3.000 euro, chiaramente tutto spesato, per 3.000 euro, è stato il periodo che poi è morto. Poi dopo un po' che si avvicinava la data io lo riscrivevo e niente, poi mi ha risposto sua moglie, che era anche la sua manager, e mi ha detto che era mancato per un attacco cardiaco. Anche lui credo che nella sua vita non si sia molto risparmiato. Bene, avendo frequentato Hendrix, nessuno,
ma negli anni 70 appunto, cioè. Ma ascolta, ma al di là di Gianni Morandi, che mi dicevi con cui hai suonato sì, in duo. Renato Zero, Amy Stewart, cioè loro, guarda, io ho lavorato in studio con loro, in studio con Miguel Bosé in studio, e non ho avuto rapporti diretti, il rapporto diretto l'ho avuto con Renato Zero, perché si è dimostrato una persona veramente in campo. Mi diceva: tu fai il tuo mestiere, che io faccio il mio, c'è un progetto di fare un duo acustico, però adesso un po' prematuro, perché non sono esatte niente, allora dire una cosa che poi magari si verifica più in là non è bello. E questa nuova esperienza su cui ti basi? Allora, innanzitutto per l'insegnamento, questa scuola che si chiama Alta Formazione Chitarristica è basata chiaramente su qualsiasi tipo di età, anzi perché ho anche allievi di terza età, ma è basata, a parte lo studio della chitarra, nel senso vero della parola, innanzitutto inizieremo sempre sulla chitarra classica e poi magari inseriamo anche la chitarra elettrica assieme, però dobbiamo avere delle basi tecniche solide, perché la chitarra classica dà tecnica solida. In più la chitarra classica permette di studiare meglio l'armonia. Però quello che baso è, oltre gli studi che adesso sono pensati molto meglio, anche la tecnica è diversa perché è tutta di testa, e quello che sto insegnando è la musica creativa. Cioè, uno, vabbè, la didattica con i suoi esercizi e i brani dei grandi autori ottocenteschi, la storia della musica. Però io dico, facciamo un pezzo, ad esempio l'altro giorno con un mio allievo abbiamo fatto Master of Puppets e Metallica, e si può fare, e rende anche. Salutiamo, non so, cameraman, che non so, ma è anche il tuo bassista, che si chiama Alberto. Facciamo un applauso ad Alberto, che nessuno, facciamo un applauso. È un grande bassista. Beh, poi avremo modo di ascoltare. Tanto lui adesso non ci sente perché c'ho le cuffie. Ah, bene che dire, ci sente. Ascolta, Maurizio, però bisogna dire una cosa. Bisogna dire che Sestri è un po' una fucina di grandi musicisti, perché oltre a te c'è Andrea Cervetto, c'è Bianchi, vabbè, Piero Parodi, vabbè, ma c'è Cervetto, io penso che Cervetto sia, ad esempio, ora che ci segue Andrea, sì, è il massimo. Sì. Ma allora, Andrea, sei il massimo di Maurizio. Sì, veramente. È bravo, molto bravo. Sì, io lo seguo molto. Poi sono molto amico di tutti, anche di Mauro Culotta. Mauro, grande Mauro. Sì, ma ce ne abbiamo tanti chitarristi. Sì, no, ma sono più bravi. Io penso che... Tocchetto, semmai che non è bravo. No, ma penso che quando uno si presenta poi davanti a un pubblico sia comunque un atto di coraggio. Di mettersi un po' da parte. Ora di nuovo in pista, l'avete sentito, c'ha gruppi, c'ha scuole, c'ha siti, qui chiunque lo può contattare, sia per imparare, lezione, sia per sentirlo suonare, che deve essere la cosa più bella del mondo. Comunque io direi che siamo tornati in pista, grande Maurizio, ti ringrazio, siamo grandi rocker, ringraziamo Alberto, e bassista e videomaker, caro Valvero, Super Barocca, ciao, Maurizio Dora. Thank you.